Un saluto speciale rivolgo ai partecipanti alla Corsa dei Santi, promossa dalla Fondazione Don Bosco nel mondo, per offrire una dimensione di festa popolare alla celebrazione religiosa di tutti i santi. Grazie per la vostra bella iniziativa e per la vostra presenza. Al consueto appuntamento podistico del 1° novembre, quest'anno dedicato al triste fenomeno in India delle spose bambine, non potevano mancare tra i 7.500 corridori gli uomini e le donne di Atletica Vaticana, il cui obiettivo non è raggiungere la testa delle classifiche, ma fare dello sport un momento di riflessione, sostenendo per le strade del mondo i valori salvifici del Vangelo. Sacrificio, spirito di squadra e entusiasmo, pochi ma preziosi sono gli ingredienti capaci di amalgamare un team sportivo. Se poi il gruppo veste i colori dello Stato della Città del Vaticano e corre verso traguardi umanitari, possiede una marcia in più. Sono 55 i suoi runner, restauratori dei musei vaticani, guardie svizzere, giornalisti della Segreteria per la Comunicazione, monsignori di curia, dipendenti dell'archivio segreto, laici e prelati che tra le mura leonine hanno scoperto di avere in comune la passione per la corsa. Con noi Monsignor Melchior Sanchez de Toca y Alameda, sottosegretario del Pontificio Consiglio della Cultura, promotore e runner di Atletica Vaticana. Ci si diverte a correre, si soffre naturalmente e molte volte quando uno si deve alzare presto per sfruttare le ore migliori si domanda chi me lo fa fare. Ma la bellezza della corsa, soprattutto quando uno sente di aver ingranato il ritmo giusto, il respiro, la falcata, tutto fluisce. E allora si sente uno integrato parte della creazione, del creato. E in questo senso è una forma di rendere gloria a Dio. Cioè, in un film molto famoso, Chariots of Fire, dell'anno 82-83, uno degli atleti dice: quando corro sento che Dio sorride. E in parte è vero. A segnare il debutto di Atletica Vaticana a settembre è stata la Via Pacis, la prima mezza maratona interreligiosa, un percorso ritmato dal passaggio dei corridori davanti alla sinagoga, alla moschea, alla chiesa valdese e a quella ortodossa, per poi tornare al punto di partenza e riposare sotto l'obelisco di Piazza San Pietro. Promuovere iniziative di pace e solidarietà, rilanciando gli appelli di Papa Francesco, questo è ciò che anima i muscoli e lo spirito dei runner vaticani. I prossimi appuntamenti per Atletica Vaticana saranno la messa del maratoneta alla Maratona di Firenze, alla quale siamo stati invitati, e ci andrà una piccola rappresentanza dell'Atletica Vaticana, qualcuno addirittura correrà la Maratona di Firenze, e poi nel corso dell'anno ci saranno 3-4 appuntamenti o 5 che sceglieremo con molta cura e sempre d'intesa con la Segreteria di Stato, e nelle quali sarà presente l'Atletica Vaticana un po' come nazionale, e per esempio la Maratona di Roma, i grandi appuntamenti sportivi dell'anno. L'atletica, come l'arte, è un linguaggio universale, veicolo di armonia e creatività che accomuna popoli ed esperienze diverse sotto un'unica bandiera. Ne è convinta Letizia Carneiro, uno dei tanti giovani volti di Atletica Vaticana. È un strumento che da sempre ha fatto con che gli uomini e le donne della storia possano comunicarsi e fare qualcosa di bello, veramente bello, e ci spinge a tutti, ci coinvolge a tutti, quindi non esclude nessuno anche, e questo è molto molto bello e va molto in linea con quello che Papa Francesco predica e mette in pratica, e ci spinge a farlo anche col suo proprio esempio, ma anche con questa motivazione naturale sia dello sport e dell'arte che esiste e è una cosa tipicamente umana e include a tutti, è molto bello.